Credo che qualcosa stia cambiando in maniera anche radicale, un punto di non ritorno. E tutto questo mette molta paura, ai poteri. Cerco di spiegarmi. Quello che sta avvenendo è una sorta di mutazione dell'indifferenza. Non c'è più questa separazione che faceva sì che soprattutto le nuove generazioni, ma non solo, fossero tutto sommato considerate distanti dalla cosa pubblica, dalle decisioni, dalle vicende sociali, vedevano soltanto un'avanguardia, magari militante, un radicale che si occupava delle cose sociali e la parte maggiore disinteressata, un po' annoiata, in fondo che accettava tutto con equidistanza. Non è più così. È vero, forse il termine movimento non è fino in fondo corretto, parlare quasi di una moltitudine, di un popolo in cammino. Il movimento in genere ce lo immaginiamo con un programma comune, un percorso. Qui invece arrivano da più parti, e soprattutto c'è anche una presenza di italiani all'estero, i ricercatori, le eccellenze che dall'estero vogliono tornare in Italia o quantomeno vogliono partecipare al dibattito internazionale e nazionale. E partecipano come italiani, costretti spesso ad andare via per difendere il loro talento, partecipano e alimentano il dibattito. E non c'è più l'indifferenza, non c'è più quell'atteggiamento di distanza che faceva sì che i poteri potessero comprare un voto a poco prezzo, poter condizionare con semplici manovre pubblicitarie il voto poco prima di andare alle urne. Questo è il grande cambiamento, cioè le persone vogliono essere convinte, vogliono capire e le nuove generazioni vogliono in qualche modo decidere del loro destino prendendo atto di quello che sta accadendo e decidendo. Tutto questo credo che abbia un sapore rivoluzionario, ma rivoluzionario come la intendeva Gobetti, voglio dire, no? La rivoluzione liberale, cioè parlare all'altro. Questo è quello che io sto vedendo, sto sentendo e credo che sia incredibilmente bello, cioè voglia di far capire, capire, parlare.